Konnichiwa, qui Marchettino-san e oggi facciamo una prova speciale in un posto altrettanto speciale. Essere qui sul lago nel Turnpike è un vero e proprio sogno, perché questa è definita da molti come Nürburgring giapponese, una strada a pedaggio molto frequentata dagli appassionati di auto e soprattutto di drifting. È una strada che parte dal livello del mare e arriva su fino a 1000 metri, una strada con un asfalto a dir poco perfetto, tornanti e curve veloci, quindi direi che è la strada ideale per provare oggi la nuova Civic Type R. Già solo a guardarla si capisce che le linee sono tipicamente giapponesi, sembra essere stata disegnata da Mazinga, ha una linea così affilata, piena di spigoli. Diciamo che nel segmento delle hot hatch questa forse tra tutte è quella che si fa notare di più, è difficile passare inosservati con questa macchina. E se devo essere onesto, tra tutte le hot hatch questa è quella che mi ha lasciato più perplesso, perché è una macchina molto potente ma che scarica tutta la potenza e al tempo stesso sterza con le ruote anteriori. Ebbene sì, questa è a trazione anteriore e io devo dire che questa è la strada ideale per testare oggi le qualità dinamiche di questa macchina, e quindi mettiamo subito il selettore su sport e vediamo come va. Già mettendo la macchina in sport posso avvertire che lo sterzo è un po' più duro e comunicativo, così come le sospensioni sono più rigide. Già facendo queste lunghe curve a velocità sostenuta sento che la macchina è ben piantata a terra, di grip ce n'è in abbondanza. Dire che il motore ha un tiro pazzesco. Come voi sapete, la sigla Type R da sempre è stato sinonimo di motore aspirato con un limitatore posto ai confini dell'universo e con un sound che fa venire la pelle d'oca. I tempi cambiano, le case automobilistiche si evolvono e si adeguano anche alle normative anti-inquinamento e cose varie, e quindi adesso qui non abbiamo più il favoloso VTEC aspirato ma abbiamo un VTEC turbo. Più precisamente un motore da 2 litri, 4 cilindri, che sviluppa ben 320 cavalli e 400 Nm di coppia. È un motore in grado di offrire veramente tantissima potenza. Dai 3000 giri in su sviluppa tanta potenza in modo costante e lineare fino al limitatore, a 7000 giri. Credetemi che al limitatore ci arrivate molto velocemente. Io non so quante volte ho fatto questa strada sul Gran Turismo, è veramente stupenda. Proviamo a mettere la modalità più estrema della Type R, cioè R Plus. Da subito posso vedere sul cruscotto, lo schermo digitale, tutte le luci rosse che si illuminano, facendomi capire che questa è la modalità più sportiva, dove tiriamo fuori la vera anima, la vera ferocia di questa macchina. Al limitatore ci arriva ancora più in fretta così. Sterzo è ancora più duro, ancora più comunicativo, le sospensioni si irrigidiscono ancora di più, permettendo di avvertire ancora di più che cosa succede sulle ruote anteriori. E devo dire che si sta rivelando una sorpresa molto piacevole sta macchina, perché al contrario di tutti i miei dubbi, sì, questa macchina può sterzare e andare forte al tempo stesso, pur scaricando così tanta potenza solo sulle ruote anteriori. Cenni di sottosterzo non li avverto, è una macchina molto neutra. In questo segmento ho provato
lato macchina, a trazione integrale che onestamente soffrivano di più sotto sterzo. Quindi bisogna anche sfatare questa convinzione che c'è sul fatto che macchine così potenti non siano efficaci quanto una trazione integrale. Secondo me lui con l'M4 si diverte tanto. Bisogna sfatarlo questo mito, perché io avevo questo dubbio e provando la macchina su questa strada posso dire che Honda ha fatto un lavoro spettacolare su questa macchina. Questa attualmente detiene il record della macchina a trazione anteriore più veloce a Nürburgring. È vero, i tempi al Nürburgring lasciano il tempo che trovano, però fanno capire che potenziale ha questa macchina, che prestazioni ha. E poi, come non si può elogiare un cambio manuale così? Io lo trovo semplicemente perfetto. Forse la frizione la trovo un pochino dura per utilizzare questa macchina prettamente in ambito cittadino, però è un uso sportivo su una strada così. Questo cambio manuale è semplicemente favoloso perché i rapporti sono secchi, ravvicinati, veloci da innestare e soprattutto molto precisi. Per non parlare di questa leva del cambio che al tatto è favolosa. Metallo duro, non come alcune macchine di questo segmento che hanno delle leve del cambio che sono piuttosto plasticose. Come potete vedere ci stiamo avvicinando a Pozzazzero, lì c'è il mare, ma questa strada è semplicemente fantastica. Una vista magnifica, sia a 1000 metri che a scendere verso zero. Ok, direi che adesso si ritorna su a quota 1000 metri. Del gas a fondo, inserire una marcia dopo l'altra è fantastico. Una libidine, una coppiata di cambio favoloso, coinvolgente e una dinamica di guida veramente ben realizzata. Parlando un po' di numeri, la Type R va da 0 a 100 in circa 5.7 secondi, la velocità massima è di più o meno 270 km orari. Beh, non qui. La cosa brutta nell'avere una macchina giapponese destinata per il mercato giapponese è che qui sono limitate elettronicamente, hanno dei limitatori molto anticipati. La GTR che avevo guidato qua 3 anni fa avevo un limitatore a 170 km orari, questa ha poco più, circa 178-180 km orari. Non ho provato, ve lo giuro, me l'hanno detto. Voi ragazzi lo sapete che io sono un amante della trazione posteriore, io se avessi qui l'M3 farei tutte queste curve di traverso, probabilmente non ci arriverei neanche a quota 1000 metri con un treno di gomme. Però devo dire che guidare questa macchina in queste strade è altrettanto divertente e coinvolgente. GTR Nismo! Vedete, queste strade sono trafficate da appassionati di macchine tutti i giorni. Percorrere queste curve a velocità sostenuta, perché si ha un'ottima percezione di quello che sta accadendo. Con tutta questa potenza non senti il volante che strappa o ti fa andare la macchina dove vuole lui. Comunque devo dirlo, basta cambiare il selettore, rimettere su comfort e la macchina si trasforma. Le sospensioni sono morbidissime, così come lo sterzo e la risposta dell'acceleratore. Diventa una macchina da utilizzare tutti i giorni. Rimane giusto il problema del pedale della frizione, che trovo un pochino duro, e il fatto che ovunque andate non aspettatevi di passare inosservati, perché questa macchina ha una linea che dà tantissimo nell'occhio. Sì, diciamo che questa è una hot hatch
pensata per un pubblico giovanile, perché io, una persona dai 35 anni in su, a bordo di questa macchina, no, non ce l'avevo. Che permette alla Type R di fermarsi in poco spazio con una potenza frenante molto consistente. Impianto frenante Brembo, e devo dire che è ottimo. Non è un impianto frenante che soffre particolarmente di fedi, come vedete ho fatto su e giù un paio di volte, la potenza frenante è ancora molto costante, potente, e soprattutto inchiodando la macchina è molto stabile. In qualsiasi situazione si avverte che la macchina ha tantissimo grip da offrire. Sarei curioso di vedere come si comporta questa trazione anteriore anche sul bagnato, però devo dire che qui sull'asciutto è favolosa. Si è rivelata una sorpresa molto piacevole. Beh ragazzi, direi che oggi questa Civic Type R l'abbiamo strapazzata per bene su ad Acone, e lo conoscete bene questo pezzo? Beh, gli amanti di Gran Turismo se lo ricorderanno molto bene. Che strada fantastica! Voi lo sapete ragazzi che a me piace vivere la vita di traverso. Sono sempre rimasto scettico per questa macchina, ma dopo averla provata in una strada così devo ricredermi. È una macchina molto entusiasmante, divertente, molto comunicativa, con un grande feeling sportivo. Devo dire che nella sua categoria si difende molto bene, probabilmente è una delle migliori macchine che abbia mai provato in termini di sensazioni e anche a livello dinamico. Quindi devo dire che questa trazione anteriore non toglie assolutamente il piacere di guida. Honda, arigato gozaimasu, sono Civic Type R Shinji Rarenai. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!